Sì, e benvenuti in questo nuovo video su Onofrio Garage. Io adesso andrò a sostituire su questo avvitatore pneumatico della Milwaukee questa parte di qua. Sarebbe l'incudine dove va attaccato il bussolotto. Procediamo in questa maniera, andiamo a svitare queste viti. Hey!
qua ragazzi, finalmente siamo giunti al termine del video. Come abbiamo visto, la nostra incudine è stata sostituita con tanta facilità. Adesso possiamo agganciare il nostro bussolotto e andare a lavorare tranquillamente. Io vi invito a iscrivervi nel mio canale se non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao e a presto!